Buongiorno a tutti voi. In questo momento di emergenza in cui è anche facile rientrare solo in se stessi, guardare solo se stessi senza pensare a qualcosa all'esterno, visto anche le problematicità con cui ci confrontiamo, è importante avere degli esempi che ci possono dare delle ispirazioni. Ecco, oggi siamo qui per celebrare Marian Mirzakhani, una matematica, una donna che ha vinto come matematica il Medal Fields, che è il riconoscimento più importante, un premio Nobel per la matematica. Ecco qui un esempio di matematica, un esempio di persona che dal proprio Iran, grazie alla sua bravura matematica e anche alla sua perseveranza, non pensiamo che certi achievements possano essere ottenuti senza sforzo, grazie alla sua perseveranza è riuscita ad arrivare alle università straniere, a lasciare il proprio paese e sappiamo quanto può essere difficile lasciare il proprio paese. Ed è un esempio di donna, donna matematica e di donna nella scienza. Ed è oggi la giornata delle donne in matematica e in generale le donne della scienza, sapendo che quanto è difficile per una donna riuscire anche in questo periodo, anche in Italia e anche in questo periodo riuscire a perseguire la propria carriera di ricercatrice scienziata. Io stesso come direttore di tesi di dottorato, quindi all'inizio delle carriere dei giovani studiosi o delle giovani studiose, sia come direttore di dipartimento, quindi con i colleghi, che come uomo posso testimoniare la difficoltà che hanno anche in questo momento le donne a perseguire una propria via, per così dire, scientifica. Lascio adesso la parola alla collega professoressa Nelli dell'Università dell'Aquila e alle nostre due colleghe, la professoressa Paola Mannucci e la professoressa Giulia Treu del nostro Dipartimento di Matematica. Sono assai contento e ringrazio anche soprattutto le colleghe Mannucci e Treu per la loro iniziativa e sono fiero che il nostro dipartimento possa proporre questa opportunità per tutti noi. Quindi io vi saluto molto di cuore e vi saluto con un bel forza e coraggio. Un saluto a tutti, auguri. Buongiorno a tutti, io sono Barbara Nelli, una docente dell'Università dell'Aquila e vicepresidente dell'Unione Matematica Italiana. Innanzitutto vorrei ringraziare Paola Mannucci e Giulia Treu per l'invito a celebrare insieme questo 12 May 2020. Il 12 May è un'iniziativa che ha origine all'International Congress of Mathematicians a Rio de Janeiro del 2018, in cui si è pensato di commemorare Marian Mirzakhani, l'unica vincitrice donna e la prima e unica della medaglia Fields nel 2014, che è venuta a mancare prematuramente nel 2017. E il 12 maggio è il suo compleanno. E quindi nel mondo si organizzano eventi per celebrare lei e i successi delle donne nella matematica. C'è un sito web su cui tutti coloro che organizzano eventi registrano il proprio evento. E il sito è may12.womeninmaths.org. E ci siamo anche noi con questo evento dell'Università di Padova, naturalmente. C'è una mappa interattiva da guardare, molto bella. Allora, io per celebrare questo May 12 in quest'anno di pandemia vorrei parlare di due cose che alla pandemia sono strettamente legate. La prima è le task force. Sono state istituite una ventina di task force in Italia per far fronte alle conseguenze della pandemia e in queste task force soltanto un quinto dei partecipanti sono donne. In particolare nel comitato tecnico-scientifico, quello che tutti conosciamo, che ci parla tutti i giorni, ci sono 20 uomini e nessuna donna. Allora, questo fa sembrare che le competenze scientifiche femminili siano
pressoché assenti in Italia, un quinto è molto poco. Sappiamo tutti che questo è falso, quindi è chiaramente una scelta culturale. E questo è veramente sbagliato, si vede che è sbagliato. Perché? Perché è una rinuncia del paese a una parte importante delle sue competenze, una vera e propria rinuncia. Allora, se venisse calcolato in termini di PIL sarebbe molto mal visto, no? E, vabbè, questa è la prima cosa molto generale. Poi vorrei dire invece una cosa più legata all'ambiente accademico. E, sono stati fatti degli studi, dei calcoli già, e le donne in questo momento di pandemia sottomettono meno articoli scientifici alle riviste. E, meno del solito, voglio dire. Questo è chiaramente dovuto al fatto che lo stare a casa fa sì che le donne abbiano più doveri di cura del solito. Doveri di cura familiari, figli, anziani, genitori, cose di questo tipo. E, oltre a questo, c'è un altro dovere di cura che è stato messo in evidenza da Ingrid Obesci. Ingrid Obesci è l'unica donna che è stata presidentessa dell'International Mathematical Union. E, lei ha fatto notare che anche i doveri di cura accademici sono aumentati per le donne. In generale in questo periodo sono aumentati, soprattutto per quanto riguarda il lavoro un po' sporco, l'organizzazione della didattica a distanza, insomma sono aumentate le cose da fare dal punto di vista accademico, non scientifico in sé, ma proprio amministrativo. E le donne vengono chiamate di più a, a prendersi cura di queste cose. Vengono chiamate di più e c'è anche un altro fatto, in generale le donne sono più generose con il loro tempo, quindi lo fanno di più. E agli uomini viene chiesto meno e vengono anche chieste più cose dirigenziali, che sono molto importanti, ma che naturalmente vanno nel curriculum, mentre questi doveri di cura un po' meno, meno importanti, ma molto time consuming, non vanno nel curriculum naturalmente, no? Quindi insomma alla fine della pandemia ci troveremo con donne che hanno dei curricula meno competitivi e questo è un problema serio che dovrà essere preso in considerazione. Allora, per terminare vorrei dire una cosa ottimista. Come tutti sapete, la nostra ministra delle pari opportunità, Elena Bonetti, è una matematica. E lei ha fatto un'ottima cosa perché per il suo ministero ha istituito una task force tutta di donne. E quindi è una nota positiva con cui mi piace concludere. Allora, grazie a tutti per avermi ascoltato e buona visione del film. Dal 2019, il 12 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle Donne della Matematica. La decisione di dedicare una giornata alle donne che lavorano nella matematica è stata presa nel luglio 2018 durante una seduta del World Meeting of Women in Mathematics, che è un evento satellite dell'International Congress of Mathematicians. La scelta del 12 maggio è dovuta al fatto che il 12 maggio del 1977 nasce a Teheran Maria Mirzakhani, matematica che dopo aver studiato all'Università Sharif in Iran consegue il dottorato ad Harvard, lavora prima a Princeton e poi a Stanford. Nel 2014 è la prima e fino ad ora l'unica donna a ricevere la prestigiosissima medaglia Fields. Mirzakhani purtroppo è prematuramente scomparsa nel 2017 dopo una lunga e grave malattia. Per questo maggio avevamo in programma di realizzare nel nostro dipartimento la mostra fotografica che sta girando il mondo con le immagini di Maryam Mirzakhani. Per l'inaugurazione volevamo anche organizzare un evento sull'argomento donne in matematica, chiaramente questo è stato tutto rimandato. Però si è presentata questa occasione. Tra il 2018 e il 2019
è stato girato un film documentario sulla vita di Maryam Mirzakhani e la casa produttrice, che è la Zala Film, insieme al Mathematical Science Research Institute di Berkeley, visti i tempi di quarantena globale, ha deciso di concedere gratis fino al 19 maggio la visione di questo film. Quindi abbiamo pensato di proporre la visione individuale del film. Chi è interessato si può collegare al sito che si trova nella home page del Dipartimento, compilare un modulo molto veloce, uno può scegliere anche i sottotitoli e richiede la password. La password verrà data immediatamente e quindi tutta questa operazione richiederà un minuto di tempo, non di più, e avete tempo fino al 19 maggio per registrarvi e per vedere il film. Il film è molto bello, secondo noi, e dura un'oretta scarsa. Ed è stato girato tra il 2018 e il 2019, nella prima parte in Iran, appunto il paese da cui proviene Maryam, e poi negli Stati Uniti. E durante questo nostro piccolo video vedrete anche delle immagini, le immagini che vedrete sono proprio tratte dal film. Due parole sul film: il regista è George Ciseri, americano, e ci sono delle bellissime immagini sia dell'Iran che degli Stati Uniti, ci sono varie interviste di collaboratori, amici di Maryam e del suo marito, che anche lui è matematico, e delle bellissime foto degli eventi più importanti di Maryam. E anche da notare l'animazione che è stata fatta per spiegare in maniera semplice gli argomenti di ricerca di Maryam Mirzakhani. E un'altra cosa curiosa, ci sono 38 minuti di musica scritta da 3 compositori apposta proprio per il film. We have our 4th Fields Medalist Maryam Mirzakhani for her outstanding contributions to the dynamics and geometry of Riemann surfaces and their moduli spaces. Nel film si parla di Olimpiadi, di medaglia Fields, e sono tutte cose che non necessariamente tutti conoscono, per cui vi daremo alcune informazioni su questo. Invece, quello che non faremo in questa presentazione è dire qualcosa sulla vita della protagonista, perché il film ne ripercorre le tappe più importanti e principali, e non ci soffermeremo nemmeno sui contributi di Mirzakhani su temi di ricerca di cui si è occupata. Come è stato detto, nel film ci sono delle bellissime immagini che accompagnano una bella presentazione dei suoi temi di ricerca, che è adatta anche a un pubblico non specialistico. Avremmo voluto anche organizzare una conferenza sui suoi temi di ricerca, una conferenza un po' più specialistica ma comunque divulgativa, ma ci riserviamo di farlo in un prossimo futuro e sicuramente in un'occasione in cui potremo celebrare questa giornata in presenza nel nostro dipartimento. Una parte importante del film è la premiazione di Maryam Mirzakhani con la medaglia Fields. E la medaglia Fields, per i non matematici, è un premio assegnato a matematici e a matematiche che non abbiano superato l'età di 40 anni. E viene assegnato in occasione del Congresso Mondiale dei Matematici, che si tiene ogni 4 anni. È considerata come il più alto riconoscimento in matematica, insieme al premio Abel, che è un premio alla carriera. E da molti questo premio della medaglia Fields è definita come il premio Nobel per la matematica, anche se per il Nobel non c'è il vincolo dell'età, 40 anni, e non è assegnato ogni 4 anni come la medaglia Fields. In Italia questo premio ha avuto molto risalto recentemente, quando il nostro Alessio Figalli ha vinto la medaglia Fields nel 2018.
tutti i mezzi di informazione italiani hanno scritto molto su questa notizia, anche se lui, come Mariam, aveva una posizione lavorativa fuori dal suo paese natale da più di 10 anni. E la stessa cosa è successa in Iran, quando Mariam ha vinto la medaglia Fields, anche se era negli Stati Uniti ormai da 15 anni, la notizia ha avuto tantissimo risalto sui mezzi di informazione iraniani e lei veramente è stata descritta come una superstar, prima donna e prima iraniana a vincere la medaglia Fields. E il film nella prima parte parla della sua formazione in Iran, ci sono immagini bellissime del suo paese di origine e ci dà anche un po' l'occasione per scoprire il sistema scolastico iraniano, con interviste ai suoi professori, ai suoi vecchi compagni e anche alle studentesse di oggi. E quando è morta è stata celebrata tantissimo in Iran, non solo in Iran. E una curiosità, l'Iran ha emesso un francobollo in sua memoria e in questo francobollo lei è rappresentata senza velo, perché il governo ha pensato di ricordare la sua immagine così com'era, come quando stava negli Stati Uniti. Nel film vedrete che Mariam Mirzakhani si è avvicinata alla matematica grazie alle Olimpiadi, nelle quali ha raggiunto risultati davvero straordinari. Le Olimpiadi della matematica sono gare di soluzione di problemi matematici, e lo scopo principale di questi problemi è quello di avvicinare i partecipanti al tipo di problem solving che è tipico del lavoro in ambito matematico. Le Olimpiadi coinvolgono ogni anno tantissimi studenti. Per darvi un'idea, solo in Italia ogni anno partecipano più di 200.000 ragazzi alla prima fase delle Olimpiadi della matematica. Le Olimpiadi sono organizzate in vari passaggi, diciamo, ci sono diverse gare nelle quali via via gli studenti vengono selezionati, fino a che ogni anno vengono scelti 6 studenti che compongono la squadra che rappresenta l'Italia alle Olimpiadi internazionali. Nel film si parla dei risultati straordinari di Mariam Mirzakhani in queste difficilissime gare. Ha ottenuto 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi internazionali, quindi un risultato straordinario. Un anno ha ottenuto un punteggio pieno, che anche questo è un traguardo notevolissimo. Però a tutti i ragazzi e le ragazze che ci ascolteranno voglio dire che al di là di coloro che raggiungono risultati notevoli nelle Olimpiadi, le Olimpiadi sono anche un'occasione per appassionarsi alla matematica, a una matematica un po' diversa da quella più strettamente scolastica, e sono anche un'occasione per far conoscere tra loro ragazzi e ragazze che condividono la stessa passione.